Gentili amici telespettatori, buongiorno, bentrovati, appuntamento con la rassegna stampa di Canale 8 in questo martedì 15 dicembre. Andiamo ad aprire la nostra edicola dando uno sguardo ai titoli sulle prime pagine delle principali testate giornalistiche. Partiamo dal Nuovo Quotidiano di Puglia. La strage sull'asfalto, lo strazio per l'addio, il bacio della mamma in ospedale alla piccola Viola, folla in lacrime a Tuglie, le salme trasportate nel centro salentino, fiaccolata per ricordare le vittime. Arriva la bara bianca e in piazza scoppia un pianto collettivo. A centropagina la cronaca, colpo grosso in trasferta, presi, ruba un'auto a Carmiano e raggiunge l'amico a Forlì per la rapina. La decisione sevizie al disabile, il GIP dice no alla scarcerazione dei due bulli. L'emendamento Trivelle Emiliano non si fida del governo, potrebbero riprovarci. A fondo pagina SOS degli imprenditori a Roma, non chiudete Confindustria, la minaccia dei vertici nazionali dopo l'ultima bufera, banche salvate da troppe ombre. Enel provincia, scoppia la pace, luci d'arte su Santa Croce e i palazzi, la svolta dopo la fiaccolata organizzata da Quotidiano, mai più lo sfregio della basilica al buio. Andiamo in alto, il voto, multe, notifiche nulle solo fino al 31 gennaio. Come ogni martedì all'interno del Nuovo Quotidiano di Puglia, l'inserto tutto lavoro, centinaia di annunci per le assunzioni. L'iniziativa Domani con Quotidiano, l'inserto su Tito Schipa. E adesso andiamo a leggere i titoli sulla prima pagina della Gazzetta di Lecce. Due paesi in lutto per l'ultimo saluto alla piccola Viola. Le salme sono giunte nel municipio di Tuglie, dove è stata allestita la camera ardente. A Nardò, la fontana cittadina di Piazza Diaz zampilla acqua viola, grazie a faretti e LED fatti installare dal sindaco. Maxi colpo in gioielleria, arrestati due giovani di Carmiano, i responsabili di una rapina da 350.000 euro avvenuta in Emilia. E poi il 4 dicembre scorso i malviventi avevano assaltato un negozio di preziosi, terrorizzando i presenti e sparando anche alcuni colpi di pistola. Decisivo per le indagini l'antifurto satellitare che ha tracciato il percorso dei banditi. Bufera in via Fornari, Confindustria, il direttore fa mea culpa. Lecce, ascensori guasti in tribunale, cartelli di protesta. Sempre da Lecce, trasfusione infetta da risarcire gli eredi della defunta. Multe in ritardo, il consiglio comunale di Palazzo Grafa le annulla in parte. Economia, la crisi cinese ora frena anche il Salento. Fondo pagina, il bullismo è trasversale, la soluzione vien parlando. Nel commento di Tommaso Borgia. Si parla di università, un satellite salentino nello spazio. E poi il progetto punta a scoprire i segreti delle radiazioni cosmiche. Un team dell'Ateneo Leccese lavora con un gruppo di scienziati di tutto il mondo. Da Campi, richiesta respinta, il bullo resta ai domiciliari. Trepuzzi, titolare di un bar, bastonato e rapinato sotto casa. Passiamo alla prima pagina del Quotidiano Nazionale, Il Messaggero, Banca Etruria, indagati i vertici. L'ultimo presidente e un consigliere accusati dai PM di Arezzo per conflitto di interessi. Il Tesoro, rimborsi solo a chi ha perso tutto e ai pensionati, con verifiche caso per caso. Il retroscena, vigilanza, gelo di Palazzo Chigi sulla Consob. Il crack, obbligazioni, più prevenzione. Non bastano le sole sanzioni. Le pressioni dell'Unione Europea a Bruxelles, le impronte dei migranti vanno prese anche usando la forza. Guerra all'ISIS, Obama, Italia e alleati pronti a fare di più. Centropagina, Shopping Italia, Pininfarina va agli indiani. L'azienda Non lasceremo il paese e l'Alfa Romeo pensa alla Formula 1. Vedete nella foto la Giulietta Alfa Romeo carrozzata Pininfarina. Ubriaca al volante, la strage in auto delle due figliolette. Roma, il tragico schianto sulla via del mare. Le bimbe di 9 e 12 anni, ferita la mamma. Rai, Mediaset e La 7, appalti e tangenti di TV, 3 arresti, 10 indagati. Roma 2024, presentato il logo.
un colosseo colorato di verde, bianco e rosso, con una pista di atletica sfumata. Montezemolo, siamo pronti. Andiamo in alto, il personaggio, Richard Gere. Il mio sogno è fare un film con Bertolucci. Per il calcio, Champions, sorteggio terribile per la Roma, c'è il Real Madrid. La Juve dovrà affrontare il Bayern. Per quanto riguarda la Serie A, il posticipo, Lazio, pareggio con la Samp, 1-1. Stefano Pioli, la panchina resta in bilico, la panchina della Lazio. E adesso il giornale. In prima pagina, insider trading, Banca De Benedetti, vertice dei PM. Confermata l'indagine sugli acquisti sospetti dell'ingegnere di azioni delle popolari. Caso Etruria, la Boschi sfida il Parlamento. Legge di stabilità, ora la casa è come l'auto, si può comprare con il leasing. Gli anti-renziani, se l'avesse fatto Berlusconi, la sinistra scopre il doppiopesismo. Nelle foto vedete Alessandro Di Battista, Marco Travaglio, Rico Letta e Roberto Saviano. Fermato un clandestino a Pozzallo, un altro terrorista arrivato su un barcone e ora l'Europa si sveglia. L'Italia schiedi gli emigrati anche con l'uso della forza. Le stragi degli innocenti, giù le mani dai bambini. Finto accoltellamento, si inventa un attacco ISIS e terrorizza tutta la Francia. La consulta fa 30, ecco la buona politica della Leopolda. Ingiustizia italiana, condannato Stasi per assolvere i magistrati. Il ritorno alle corse, la tentazione di Marchionne, l'Alfa Romeo in Formula 1. La fuga dei gioielli, Pininfarina parla indiano, un affare da 50 milioni di euro. La Gazzetta del Mezzogiorno. Maxi colpo in gioielleria, arrestati dai carabinieri due giovani di Carmiano, Salentini in trasferta a Bologna. La rapina fruttò 350.000 euro. Regione Puglia, bilancio ancora incompleto, si va all'esercizio provvisorio. La decisione è adottata in un vertice di maggioranza. La crisi, Draghi pungola le banche. La BCE, smaltire presto le sofferenze, frenano la crescita. Tre inchieste su Banca Etruria, anche per conflitto di interessi. La Boschi sfida il Movimento 5 Stelle che vuole sfiduciarla. Contiamoci in aula. Manovra, spunta il leasing sulla prima casa, come per le auto. La prova più difficile per il tandem del governo. Vedete la vignetta? Fumata nera della consulta? Obbligazioni andate in fumo. Oggi una nuova votazione, giudici della consulta, ennesima fumata nera, il PD cambia linea e chiama i 5 Stelle. Ambiente, trivelle, c'è cautela sulla mossa di Renzi, molti dubbi sul dietro front del governo. Emiliano, vediamo l'emendamento. Movimento 5 Stelle, utile solo a evitare i referendum. A Fasano lacrime e silenzio ai funerali del calciatore, il portiere del Real Paradiso, Leo Orlandino, morto nella strage. Corsa alle Olimpiadi, presentato il logo dell'Italia e un Colosseo in tricolore. Champions League, i sorteggi del calcio europeo sfavorevoli per le italiane. Terrorismo, messaggi sull'ISIS, migrante siriano fermato a Ragusa. Auto, Marchionne pensa all'Alfa in Formula 1. È incredibile come quel marchio resti nel cuore della gente. C'è il via libera della borsa dal 4 gennaio. Ferrari sarà quotata anche a Milano. Un sogno ad occhi aperti. E adesso andiamo a leggere le pagine interne del Nuovo Quotidiano di Puglia. Si parla della strage di Fasano. Viola, abbraccio struggente, le lacrime della madre per l'ultimo istante insieme. Il corpo della bimba all'ospedale Perrino di Brindisi dalla donna ricoverata. La ricostruzione, l'inchiesta e il rebus della dinamica. Un'altra auto ha scatenato il caos. Oggi sarà interrogato il conducente del TIR. È stato arrestato domenica. Approfondimenti, il 57enne, una macchina gialla avrebbe rallentato bruscamente. E poi,
il funerale. Leo, hai vinto la tua partita, adesso addio a Chiappasogni. Lo strazio di Fasano per il saluto al portiere ventunenne Leo Orlandino. La famiglia, i due genitori stretti nel dolore. Don Giorgio, momento difficile per la nostra comunità. La maxi foto dell'atleta e le maglie sul feretro. Il bilancio in Puglia, 10 vittime in 2 giorni. La regione vicina alle famiglie. La strage di Fasano, ancora in primo piano. Il pianto di un paese davanti alla bara bianca della piccola Viola. Camera ardente in municipio a Tuglie per nonni, zia e bambini e bambina. Il saluto, un via vai incessante di cittadini nella sala consiliare del comune. I funerali, oggi l'ultimo saluto, corteo dal comune verso la chiesa matrice. Le reazioni, la disperazione nell'asilo della bimba. Nella scuola elementare del paese insegnava anche la nonna Rosetta. Il corteo, le fiaccole illuminano la notte del dolore, adulti e bambini in preghiera per le vittime, il parroco Don Emanuele Pasanisi, adesso solo la preghiera può dare conforto ad una famiglia che soffre tanto. Le frasi, non si perdono coloro che amiamo, nei manifesti funebri affissi davanti al municipio tutto il dolore dei concittadini, i messaggi, Rosetta, stringi la mano della tua piccola Viola nel viaggio per l'eternità. E cambiamo argomento, il nodo sud-est, vertice per le ferrovie sud-est, tempi incerti sul commissario. La regione, prima dell'acquisizione, serve una ristrutturazione e il piano aziendale. Il decreto a nominare il commissario sarà lo stesso ministero con un decreto apposito. Il piano all'azienda serve un nuovo piano industriale basato su un'analisi approfondita. Progetto pilota Ferrotranviaria FAL e AMTAB. Adesso c'è il biglietto unico. Il caso futuro di Acquedotto Pugliese, la regione al bivio. Nel 2018 scade la concessione del servizio idrico integrato. La ricerca di idrocarburi, Emiliano, Trivelle, Renzi non ci riprovi. I governatori esultano per gli emendamenti allo sblocca Italia, regioni rispettate. L'iter presentati in commissione bilancio, gli emendamenti saranno discussi in aula. Le regole tornano ai limiti a 12 miglia e i poteri locali. I vertici, giornata di incontri per il governatore, direttori dipartimento, firma anche Nardone. Presidente, coinvolgici di più e la maggioranza fissa le priorità. Il batterio killer, parliamo dell'emergenza ulivi, Silletti, Xylella, i ritardi porteranno esiti nefasti. Domani il pronunciamento del TAR. De Castro, sostegno al commissario. La Puglia ha un patrimonio di 60 milioni di ulivi. I 3.000 estirpati sono una percentuale minima. La verità è che scienziati di tutto il mondo sono impotenti, né si può sperare nei miracoli. Il caso, incontro in regione e a Otranto. Barbatelle, si pensa ad un protocollo per il trattamento e la certificazione. Di Gioia, stiamo lavorando per salvare i 10 milioni di barbatelle bloccate. Il caso delle popolari, Banca Apulia, in campo anche le associazioni. Le sigle dei consumatori, assisteremo gli azionisti e la casa madre scrive ai soci per chiedere fiducia. I tagli nel piano, anche la chiusura di 40 filiali italiane, ma i tagli non riguardano la Puglia. L'appello, il presidente del gruppo Pierluigi Bolla chiede ai soci di votare l'ingresso in borsa. Lo scenario, 8 case in tutta Italia ed è raffica di esposti. Le pagine di Lecce, pace con Enel, Santa Croce mai così illuminata, svolta dopo la fiaccolata di Quotidiano. La provincia potrà risparmiare sul contenzioso, accesi anche i fari sul Basolato. La società presenterà il nuovo progetto. Il presidente Gabellone, accordo su transazione. Le tappe, il blackout, oltre 5 mesi di buio in via Umberto I. I fari, soluzione tampone trovata dalla provincia, l'accordo, un nuovo impianto di illuminazione artistica. Innovazione, e la scuola digitale scommette sui ragazzi. Questa mattina alle 8 incontro all'Istituto Tecnico dell'Edda. L'evento Fatto Bene Design, lo store diventa galleria d'arte e luogo di incontri. L'evento Ammirato House, documenti e film per celebrare l'anno pasoliniano.
La minaccia dopo la bufera, SOS degli imprenditori, Roma non chiuda, Confindustria Lecce. Telefonate e messaggi, aperti i canali di dialogo, l'appello, una forte esigenza del territorio di conservare la sede. L'intervista a Giancarlo Greco, ex presidente della sezione Innovation Technology. Critiche giuste dai probiviri, ma non smantellate la sede. In questi giorni spiegheremo a Zanasi il vero spirito che ci ha animati. Intervista ad Andrea Montinari, ex presidente della sezione turismo. Tocca ai colleghi d'esperienza trovare subito una mediazione. Scelta sconsiderata da Roma, ma non mi sento più rappresentato della realtà associativa. Il futuro dell'associazione nelle mani di Squinzi. Dopodomani il Consiglio Generale per la decisione. La Monte Francesco insiste, uno stop alle imprese sane. L'attesa, l'insediamento del direttore pro tempore. I nodi della viabilità, scontro sulle multe, notifiche annullate solo fino al 31 gennaio, due delibere in aula, la spunta alla maggioranza, previsti rimborsi per oltre 1000 automobilisti. Traffico, pass, zona traffico limitato, il Consiglio rinvia e arrivano altre strisce blu. Pronti per Natale 50 parcheggi in Viale Gallipoli, tutti a pagamento. Regolamento salta il confronto, SGM al lavoro all'ex catasto. Centro storico, maggioranza a casa e manca il numero legale. La protesta, San Pio senza presepe e solidarietà. Formazione, a Chiesetta Balsamo il laboratorio degli scarti, l'obiettivo creare consapevolezza nella comunità. Periferie riciclone, questione di filosofia, scandagliare le emozioni che si associano quando si fa una scelta. Il caso, la denuncia degli ambulanti, mercatino senza bagni in piazza Libertini, abbiamo fatto richiesta al comune ma per ora nulla. Marciapiedi, bancarelle e muri scambiati ogni giorno per orinatoi. Le pagelle alle scuole, Salvemini al top, pronti a diventare centro di cultura, ad Alessano il miglior tecnico del Salento, il ruolo nel capo di Leuca, parla la preside. Il futuro, abbiamo investito soprattutto in progetti culturali legati al territorio. La classe l'ha rimpatriata dopo 40 anni, cuciniamo per i poveri. La quinta G del Banzi all'opera per la mensa dei poveri a San Giovanni Battista. Link Enrico Pulieri, nominato nel Forum Nazionale Studenti. Patto per la cultura, grandi eventi, sinergie per i fondi. Il consorzio che unisce Focara, la Focara di Novoli e la Taranta, la Notte della Taranta di Melpignano, punta anche ad una ricerca in comune. Paolo Pisanelli, non solo show, cinema del reale, pronto a dialogare, dice il filmmaker leccese. Salvatore De Luca, promotore di eventi, con Santa Domenica, un brand unico per il territorio. Andiamo a parlare di sanità, premiata ortopedia. Più ricoveri e meno sprechi, viaggio nei reparti dell'ospedale Vito Fazzi, il primario rollo, individualismi superati. 1309 degenze nel 2014 rappresentano il 30% in più rispetto all'anno precedente. La storia, salvata in extremis dopo un incidente, strappata alla morte, devo tutto ai medici. Una 34enne di Salice, Mariangela Del Vecchio, è tornata a casa dopo aver rischiato la vita. La nomina Sanità Service, Martello lascia, la ASL cerca nuovo manager. Le sfide dell'università, satellite per lo spazio targato Salento, pronti al lancio. Il progetto domani in orbita dal deserto del Gobi, i nomi degli scienziati. La denuncia, il tribunale del malato, computer in tilt al Fazzi, tutti in coda per le cartelle cliniche. Il caso, morta per trasfusione da sangue infetto, 160.000 euro ai figli, prescrizione a 10 anni, la decisione del tribunale. Servizi, centro postale, fuori le auto degli utenti e scattano le proteste. Il centro postale di Vialequile, al centro postale di Vialequile il parcheggio è vietato. Il nodo viabilità, ingresso consentito solo ai disabili, in campo CISL e sportello dei diritti.
Disagi in tribunale, ascensori, via ai lavori, attivi dopo Natale. Partita ieri la riparazione straordinaria delle due cabine guaste ormai da tempo. L'emergenza a Palazzo, i tempi, la ditta conta di finire l'intervento entro qualche settimana. Il messaggio, cantiere durante le festività per non pesare troppo sul personale. Il caso, My Way e For You, con l'ex banca 121. Tutti assolti i 19 imputati. La Cassazione conferma il verdetto d'appello. La truffa, il reato per il quale era finito a processo anche De Bustis. Il processo, ambulante picchiato, parte civile anche un'associazione umanitaria, in due accusati di aver tentato omicidio. Tribunale a febbraio in aula dopo l'aggressione a Torre Chianca. Proprio davanti a un lido avvenne il pestaggio del giovane ambulante. Andiamo in provincia di Lecce. Carmiano, assalto in gioielleria a Bologna, arrestati due salentini in trasferta, individuati grazie al GPS che era installato sull'auto che avevano rubato a Lecce. In manette sono finiti Alessandro Spedicato e Alessio Demitri. La rapina in negozio con pistola e coltello. I carabinieri di Carmiano hanno riconosciuto i due dai fotogrammi. Il colpo, come dicevamo, aveva fruttato 300.000 euro. Le indagini, sequestrati i cellulari, da SMS e telefonate la caccia ai complici. Può essere che i due salentini siano stati aiutati nella fuga, di certo parte del bottino è già sparito, forse rivenduto. Demitri si è rifiutato di fornire il codice per sbloccare il suo cellulare. I precedenti, i raid nelle case in mezzo Salento e la condanna. Veglie, ubriaco al volante, uccise padre e figlio, chiede il patteggiamento. Angelo Guida chiederà di chiudere il suo conto con 4 anni e mezzo. L'incidente avvenne nel giorno dell'Epifania. Le vittime, Luca Cucuraki, 34 anni, e il figlio di 11 mesi. Si chiamava Alessio. Da Campi Salentina, sevizie sul ragazzino, no alla scarcerazione. Restano ai domiciliari Riccardo Cassone ed Edoardo Tauro, lo ha deciso il GIP. Nel novembre dell'anno scorso incatenarono e umiliarono il tredicenne. Danardò, perseguitata da ex vigile, lo aveva lasciato perché sposato. E finita in tribunale, le accuse sono di stalking, la storia d'amore tra un 67enne e una donna rumena di 47 anni. Da Matino, incentivi per il recupero tasse, assolto l'ex sindaco Primiceri, l'accusa nei suoi confronti era di abuso di ufficio. Monteroni, aveva in casa una carabina, ai domiciliari un 61enne, Giovanni Madaro deteneva l'arma illegalmente. Da Gallipoli, appalto rifiuti, primo step, in gara 11 ditte, il commissario in un incontro con la nativa ha assicurato: nessuno rischia il posto. Taviano ha impugnato la procedura. Maglie, presidenza MTA, il PD all'attacco, un valzer per le poltrone. Casarano, meno soldi per il risarcimento per sinistri. Ed è polemica la nota dell'amministrazione postata sul profilo Facebook del sindaco, scatena la reazione dei cittadini. Galatina, sicurezza degli edifici scolastici, parte il check-up su 4 strutture. Nardò, consegnati 6 defibrillatori, realizziamo una rete salvavita. Da Paravita, scappati dalla guerra, ci fanno dormire per terra, la protesta di 30 rifugiati politici costretti anche a pagarsi il treno per andare a studiare. Destinatari del progetto di accoglienza SPRAR, lo Stato paga per loro 200.000 euro l'anno e scontro tra Comune Integra. Neviano, morte del pakistano, allarme meningite, rientrato in paese. Negativi gli esami condotti sul compagno di stanza dell'uomo deceduto domenica. Il 27enne viveva nella masseria Donna Laura con il sistema di protezione per i richiedenti asilo politico. Gli altri ospiti sono stati sottoposti ad una specifica terapia. L'autopsia verrà effettuata nella mattinata di oggi. Da Castrignano, criminalità e politica, un incontro all'oratorio. Il progetto, un tour turistico sui ponti di pietra.
La mappatura e la valorizzazione delle suggestive strutture sono state ad opera del Lupi Puglia, entusiasti gli operatori. Le passerelle di Otranto, Gallipoli, Santa Cesarea e Gagliano entrano in un percorso naturalistico. Tricase, arriva il bike sharing, una card e si va tutti in bici. Il servizio sarà attivato anche a Castrignano del Capo, dove sono previsti 2 stalli per un totale di 25 mezzi. Le postazioni, Piazzetta dell'Abate, Piazza Cappuccini e il Porto. Squinzano, in piazza brilla l'albero più alto d'Italia, 34 metri. Da Novoli, fornello vegano su Facebook, un anno di gusto e successi. Il creatore della pagina è Simone D'Ambrosio. Dalla provincia di Taranto, da Castellaneta, la pagano per non lavorare. Il giudice condanna il comune. La dipendente pubblica si è rivolta al tribunale per potersi guadagnare lo stipendio. 8 mesi con un solo compito, spedire le lettere. 6 spostamenti subiti dal 2013 al 2014. E sempre da Castellaneta, la crisi finanziaria in consiglio comunale. L'assise torna oggi a riunirsi dopo 2 mesi e mezzo. Una notizia che riguarda la pagina Cultura e Spettacoli, evento al Teatro Paesiello, Tito Schipa nell'opera rock Orfeo 9, rientra nella kermesse delle celebrazioni del cinquantenario dedicate alla scomparsa del tenore leccese. E adesso la pagina dedicata al calcio, parliamo del Lecce, bomber in crisi e il Lecce stenta a spiccare il volo. Il dilemma, a Pagani un pari d'oro o un'occasione perduta? Il futuro, il mercato alle porte e il caso di intervenire. Vedete, il ruolino di marcia non è proprio esaltante. Moscardelli, Diop, Carrozza, Curiale e Dumbia hanno realizzato rispettivamente 3, 2 e una sola rete. Coppa Italia, domani la sfida con l'Akragas, spazio al turnover, Braglia si affiderà a coloro che hanno giocato meno. L'arbitro Viotti di Tivoli dirigerà il match a eliminazione diretta. La situazione, domenica l'ultima partita del 2015, arriva il Benevento, si gioca al Via del Mare, fischio d'inizio alle ore 15. Chiudiamo con le previsioni meteo, vediamo cosa dicono gli esperti per la giornata di oggi, martedì 15 dicembre. L'alta pressione Millennium continua a dominare su quasi tutta la nostra regione, pertanto avremo una giornata all'insegna del sole prevalente e del tempo asciutto. Saranno presenti tuttavia un po' di nubi sparse qua e là, in prevalenza di tipo medio-alto e innocue. Le temperature massime saranno comprese tra i 13 e i 17 gradi, per quanto riguarda le minime andranno tra i 6 e i 9 gradi. Tendenza del tempo, ancora tempo stabile con un caldo anomalo e temperature al di sopra delle medie stagionali. Sembra che questo dicembre sia l'inverno meno piovoso degli ultimi 20 anni. Per una svolta dovremo attendere probabilmente la settimana che precede il Capodanno, quindi tra Natale e Capodanno dovremmo avere un'inversione di tendenza con l'arrivo del freddo e forse della prima neve. Andiamo a chiudere dunque questa nostra edizione della Rassegna Stampa. Io vi ringrazio per la gentile attenzione e vi rimando al prossimo appuntamento con l'informazione alle 13 con la prima edizione del TG8. Grazie a tutti voi per averci seguito, una buona giornata. Grazie, arrivederci.